4 gennaio 1991, Bologna, quartiere del Pilastro. Una delle azioni forse più crudeli e forse più inspiegabili della banda della Uno Bianca. Uno dei tre carabinieri uccisi, giovanissimo, si chiamava Otello Stefanini. Qui c'è Anna Maria Stefanini, la madre di Otello, che ha accettato il nostro invito alle storie top secret, l'approfondimento dopo la fiction. Quanti anni aveva suo figlio? 22 anni e 3 mesi. L'ultima volta l'aveva sentito prima della strage? No, ho visto, è uscito il 3 a mattina da casa, da Roma, e al 4 a notte è arrivata la telefonata, che non c'era più. Io, mentre aspettavamo la nostra sigla, lo dico perché è un elemento di verità, non perché voglio mancare di rispetto per i nostri ospiti, ho visto che soffriva molto nel vedere passare le immagini che noi per usiamo sempre come, ogni volta, come documento vedere, visivo dei nostri dossier. Vedere, no? Queste immagini è morire. È morire un'altra volta. Perché anche se si vive, ma la parte più bella di una mamma è andata via, io non sono più la stessa. Io in quel momento avrei voluto essere là. Me li sarei presi io i colpi. Ma il dolore più grande è che io vivo e lui non c'è più all'inizio della vita, perché un ragazzo a 22 anni e 3 mesi è all'inizio della vita, figlio meraviglioso. Io non riesco, sono passati tanti anni e molte persone mi dicono che il tempo serve, ma non serve a niente. Lei si è fatta una ragione plausibile di quello che è successo dentro di sé? No. Lei vuole portare avanti una battaglia? Anche perché ci sono molti perché irrisolti. Cioè io non lei è convinta che quello che si sa fino ad oggi ufficialmente dall'indagine non è sufficiente a spiegare quello che è successo quella notte? Per me non è sufficiente spiegare quello che è successo, sia là e tutte le altre cose che hanno fatto la banda della Uno Bianca. E per questo noi abbiamo preparato allora questa nostra inchiesta. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. Buonasera, quello che si sa finora della banda della Uno Bianca è sufficiente? È completo? I killer di questa banda potevano essere fermati prima? Qualcuno sapeva e non ha agito? Per rispondere a queste domande, nel nostro approfondimento, dopo la fiction, ci sono due ospiti: Sandro Provvisionato, collega del TG5, Salve. Curatore del settimanale Terra e del sito Misteri d'Italia, giusto? È autore di questo libro, ve lo mostro, Giustizieri sanguinari, che è dedicato proprio alla vicenda della Uno Bianca. E poi c'è anche Anna Maria Stefanini, madre di Otello Stefanini, uno dei tre carabinieri uccisi nella strage del Pilastro, 4 gennaio 1991, Bologna. Ve l'ho presentata nell'anteprima e io lo dico, ci tengo a dirlo subito, come linea mia personale, come linea di Top Secret, che mi piace dare spazio sempre alle vittime, tra virgolette, ai familiari delle vittime, perché è uno spazio morale che passa quasi sempre in secondo piano nelle ricostruzioni giornalistiche, oppure diventa un semplice spazio del dolore, che pure c'è, ma lei è qui questa sera anche per dirci delle cose, anche se a quel pubblico che non era sintonizzato prima credo sia corretto ricordare quanti anni aveva suo figlio, che cosa è successo quella notte, come l'ha saputo e qual è il suo punto di vista oggi. Mio figlio aveva 22 anni e 3 mesi, era a Bologna da 2 anni e mezzo e l'ho saputo perché l'abbiamo saputo, io e mio marito dormivamo tutti e due perché era mezzanotte, lui era uscito il 3 a mattina da casa perché era stato da Roma, lui era romano, siamo romani, si sente. Era uscito di casa il 3 a mattina e il 4 a notte sono arrivate 3 telefonate. Due mute
che era mio cognato, il fratello di mio marito, che aveva visto sul televideo, ma non aveva il coraggio di parlare. La terza era da Bologna e sentì un urlo disumano di mio marito, però io in quel momento non l'ho accettato, per me era impossibile, perché la mia vita senza mio figlio non era concepibile, invece purtroppo era la dura realtà. Senti Sandro, anche per provare a dare una spiegazione parziale, no, a questo dolore, io l'ho detto prima, che quella strage del Pilastro è forse uno dei momenti più oscuri di tutta la vicenda, già oscura. La più oscura sicuramente. Perché non c'è un motivo, adesso lo vedremo nel servizio di costruzione, non c'è un motivo di questo agguato, non si capisce perché. Erano tre giovani carabinieri in un pattugliamento in un quartiere periferico. Poi non si sono resi conto di niente, non erano minacciosi. Sì, non c'è stato neanche un conflitto. Ecco, allora sono noi stati presi alle spalle. Dobbiamo provare a dare un perché a questo dolore. Allora, dopo la fiction, ecco la nostra ricostruzione di tutta la vicenda della Uno Bianca che ha sconvolto l'Emilia Romagna per 7 anni, dal 1987 al 1994. Vediamo. Chiami il carabiniere, capito? Qui è in una proprietà privata, è a casa mia, capito? Una famiglia compatta, una banda impermeabile. Per 7 anni tre fratelli hanno seminato il terrore tra Bologna e Rimini con rapine di una violenza mai vista. Dovete andar via! Sì, va bene. Dovete andar via! Erano lì, non venivano da fuori, parlavano con accento inconfondibile, spesso agivano a volto scoperto. Com'è possibile che non li abbiano presi prima? Aria! Dai, fila! Sapevano a casa le mogli, le amanti, ma in quel cerchio stretto, impenetrabile dall'esterno, non si è mai aperta una breccia. È lo stesso, sì. A Trello non rilascerà nessuna intervista, cioè inutile che andate proprio. Ma perché? Perché? Perché sconvolti, insomma. Roberto, Fabio, Alberto Savi, Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. 5 poliziotti e un poliziotto mancato. Assassino! Uomini che avevano giurato fedeltà allo Stato, protagonisti di una stagione di terrore che ha cambiato il volto di una regione ricca, efficiente, ben amministrata, precipitando Bologna da sempre in testa alle classifiche del benessere, da città ideale a città criminale. Gli innamorati in Piazza Grande. 1987-1994, 24 morti, 102 feriti, 103 colpi. Morti gratuite, testimoni che non avrebbero mai potuto riconoscere i banditi, passanti, impiegati di banca, benzinai, nomadi, immigrati africani, carabinieri. Cioè gli omicidi di questa banda non sono omicidi che fossero strumentali in qualche modo, sempre di omicidi si tratterebbe, ma non sono strumentali e proporzionati alle dinamiche delle vicende, sono omicidi gratuiti. Una carneficina, il terrore, alimentato da un marchio inconfondibile, la Uno Bianca. La macchina più facile da rubare e la più normale. Normale come la vita dei killer, che non diventano ricchi colpo dopo colpo, non fanno i nababbi, continuano a vivere in squallidi monolocali, le mogli a fare le pulizie, in casa propria o a servizio. Normale come le motivazioni fornite agli investigatori, soldi. Lo scopo di lucro. Il movente che è emerso è stato solo ed esclusivamente questo. Tutto quel sangue non per razzismo, non per ambizione e tantomeno per finalità terroristiche. I killer catturati ammettono tutti i delitti, forniscono dettagli, si assumono responsabilità, ma non abbandonano mai il basso profilo. Le motivazioni dei Rambo sono quelle dell'uomo della porta accanto che non arriva a fine mese. Qual era la ragione? Roberto Savi, non ce la facevo con lo stipendio da poliziotto, c'era il mutuo da pagare, non mi restavano i soldi per una pizza. Fabio Savi, avevo una 127 scassata, non riuscivo neanche a metterci la benzina. Sono loro, i capi della banda della Uno Bianca, il lungo e il corto, quelli che solo a nominarli facevano tremare le gambe. I nervi di compaio su questi e lì, dopo compaio. Capaci di guardare in faccia la loro vittima e premere il grilletto senza un perché. Come quando freddarono Luigi Pasqui, testimone per nulla scomodo di una rapina a volto coperto a un distributore di benzina. È bruttissimo vedere che queste persone l'hanno visto in faccia e con freddezza l'hanno ucciso in quel modo che l'hanno ucciso, ecco. Decine di famiglie devastate non dimenticano. Ancora, a distanza di anni, provano una terribile rabbia che appesantisce, se possibile, il dolore.
non ho perdono per loro, non perdonerei mai, mai, mai. Ci hanno cambiato la vita, ce l'hanno completamente capovolta, pertanto... Lei credeva possibile che dei poliziotti fossero... No, 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 mai, mai, proprio mai. Uno quando subisce una violenza di questo tipo e non sa prima perché è accaduto e poi viene anche a sapere che è ad opera di coloro che avrebbero dovuto difendere i cittadini, non assalirli, beh, nasce una rabbia. Non credono le famiglie delle vittime alla verità emersa dai processi, che tutto quello che è stato fatto per poche lire, che non ci fosse un disegno, una volontà di spargere sangue e destabilizzare il paese. Non si può morire solo per caso. Erano una banda di rapinatori. Esatto. Questa verità, voi l'accettate? Assolutamente no, perché non spiega alcuni fatti, perché i rapinatori solitamente fanno i loro colpi per prendere del denaro. Questa è l'unica molla. Ma ad esempio l'assalto ai campi nomadi non portò nessun compenso, anzi. Penso che fossero dei rapinatori terroristi. Cioè penso ma che terroristi se non... inconsapevoli. No. Loro hanno un'origine politica molto significativa da questo punto di vista. Di estrema destra. Di estrema destra, non solo origine familiare, ma anche militanze giovanili. E in qualche modo il loro essere entrati tutti in polizia. Quindi come fratelli. Quindi l'obiettivo non era solo far soldi, secondo lei, ma anche destabilizzare. Indubbiamente. Eppure tutte le piste investigative che portavano ad altro dalle rapine sono finite nel nulla. Roberto e Fabio Savi non sono stati smentiti. No, negativo. Non sono mai saltati fuori collegamenti con servizi segreti, con mondo delle versioni, con altre piste che pur sono state seguite a lungo. No, sono stati addirittura esclusi. Negativo, io già confermato. È stato difficile per i magistrati digerire questa verità troppo semplice, la più crudele per le vittime e la più frustrante per gli investigatori. Negativo, io già confermato. Lei si è mai sentita a disagio di fronte a lui? No. Non ha mai avuto atteggiamenti sprezzanti di fronte a lei in quanto donna? No, lo escludo. Le rispondeva in modo militaresco come ai processi, negativo o affermativo? No. Negativo, io già confermo. Banditi nemmeno professionisti, per quanto avvantaggiati dal mestiere che facevano, i tesserini esibiti come lasciapassare, l'abitudine ai sopralluoghi, la possibilità di acquisire informazioni dalla centrale operativa della questura, per quanto poliziotti dunque, per quanto intelligenti, addestrati all'uso delle armi, tutto erano fuorché infallibili e imprendibili. Dietro la Uno Bianca non c'è altro. Questo sono i soldi e chi si metteva tra loro i soldi veniva comunque punito. Luciano Baglioni è il poliziotto che insieme al collega Pietro Costanza ha catturato i fratelli Savi. Se a 14 anni dall'arresto ancora il mondo si divide in due quando si parla di banda della Uno Bianca, lui certo rappresenta la metà che crede non ci siano più misteri da chiarire. Nulla è emerso. Nulla di nulla, non c'è stato nessun collegamento con nessun gruppo eversivo o d'altro, non c'è stato proprio nulla. Né avevano una vita con dei rapporti, con delle relazioni? Assolutamente no, anzi avevano una vita diciamo abbastanza normale, si può dire, e si frequentavano tra fratelli. Molto chiusa? Molto chiusa, sì. Ma se la verità era lì, a portata di mano, se l'identikit del corto, Roberto Savi, era appeso negli stessi corridoi della questura di Bologna che lui percorreva ogni giorno, se una delle vittime dell'attacco al campo nomadi lo aveva addirittura riconosciuto e indicato agli investigatori, se gli indizi c'erano e abbondanti, come mai allora, in 7 anni, tante piste sbagliate? Sono stati presi quelli della Uno Bianca, ecco, già qualcuno... Guarda che c'entro anche lì, no? La banda della regata a Rimini, la banda delle cooperative a Bologna e poi la mafia catanese, la quinta mafia, la camorra, la criminalità comune e ancora la falange armata e i servizi segreti deviati, più di 60 arresti e i processi con sentenze di condanna in primo e secondo grado e ergastoli comminati a chi non c'entrava nulla. Non c'è da stupirsi se qualcuno ancora non accetta la verità, chiamiamola così, di Costanza e Baglioni.
qualcuno ha sbagliato davvero troppo. Ma al di là degli abbagli di certi magistrati e delle oggettive manchevolezze della questura di Bologna, stigmatizzate da un durissimo rapporto di Achille Serra, resta un punto critico: la sproporzione tra il sangue versato e il bottino delle rapine. Resta la gratuità della violenza. Ma c'è stata una sproporzione, però nella loro mente ogni fatto di sangue ha una logica, una spiegazione. La strategia era quella di creare il panico, dire noi siamo quelli della Uno Bianca e quando ci presentiamo a fare rapine nessuno si deve mettere tra noi i soldi. Basta dire siamo noi, o ci riconoscete, ci dovete dare i soldi. Questa era la loro testa, insomma. Sono arrivati a dire li educhiamo. Sono arrivate a dire li educhiamo. Terrorizzare per educare, questo il termine usato dai savi. Così si spiegherebbe la violenza contro testimoni e persone rapinate. Ma cosa c'entrano gli zingari, i senegalesi, i carabinieri? Depistaggio. Mi spieghi meglio. Depistaggio cosa vorrebbe dire? Depistaggio nel senso di spostare le indagini nella direzione di coloro che avevano già lanciato delle molotov contro extracomunitario, nomadi, non ricordo bene. Con questo sviavano le indagini, con il campo nomadi, con gli assegni fatti rinvenire a Catania. Perché? Perché fanno rinvenire degli assegni a Catania? Perché in quel momento c'era la magistratura che stava indagando dei catanesi. Che erano secondo l'indagine. Quindi loro alimentavano anche false piste. Certo. Dopo l'arresto con i processi, tutto è finito un po' in sordina. I fratelli Savi all'ergastolo. Il padre suicida a bordo di una Uno Bianca. Chi era finito in galera per sbaglio è uscito. Chi ce lo aveva mandato affronta nuove inchieste. Fra i magistrati nessuno è stato sanzionato, nessuno premiato. Chi ha risolto il caso ha scelto il trasferimento a una procura tranquilla e si occupa di reati da spiaggia. Tra i poliziotti qualche spostamento per cambiare aria alla questura di Bologna, poco male, nessuna carriera stroncata. A Rimini Baglioni ha ricevuto molti encomi, nessuna promozione. Costanza ha preferito la pensione. A 52 anni può inventarsi un'altra vita. Allora, lei ha visto questo servizio, è passata in vari stati emotivi, visto dalla lacrima allo sconcerto, alla rabbia, al no. Che cos'è che mi vuole dire subito? Perché poi dobbiamo analizzare punto per punto, anche con provvisionato, e togliere alcune leggende metropolitane da questa vicenda qui. Che io non credo che siano stati i due poliziotti a scoprirli. E perché dice questo? Perché è una cosa molto grave il fatto che quasi 8 anni, 24 morti, 102 feriti e che nessuno si sia accorto di niente. Era il momento che i Savi dovevano uscire. Provvisionato è un'affermazione molto forte questa, no? Sì, perché questi due poliziotti sono diventati un po' poliziotti, sì, simbolo, no? Sì, certamente. Però ci sono molte cercamo cose... di spiegare bene al pubblico se è vero quello che dice la signora Stefanini, certo. O no. E in perché? Questo tipo, nella ricostruzione dell'arresto c'è molta confusione, come in tutta la storia, no? A un certo punto saltano fuori questi due poliziotti, Baglioni e Costanza, che dicono che con un computer addirittura hanno seguito le tracce, poi hanno verificato con un'immagine presa dalla telecamera, certo, di una banca, sì, cioè, sì, un'immagine, sì, di Savi, poi con un appostamento, esatto, di fronte a una banca. L'impressione, se posso dirti, è talmente, poi è molto contraddittorio perché cambiano versione più volte. L'impressione è che in realtà loro siano stati scaricati, che sia arrivata una soffiata, così almeno sostengono per esempio la questura di Bologna e anche alcuni magistrati. Cioè i Savi siano stati scaricati. Siano stati scaricati da chi li aveva presi in affitto, ma questo è un discorso che faremo magari dopo, sì, eliminando delle cose. L'impressione ma che scusa, invece... sono stati scaricati anche i poliziotti che l'hanno arrestati, vista la loro, sì, non carriera. Anche questo è strano, no? Abbastanza strano. Perché dovrebbero essere degli eroi, insomma, sì, hanno stroncato una banda inafferrabile per 7 anni e mezzo. C'è qualcosa che non torna in tutta la ricostruzione. L'impressione è che la polizia volesse dimostrare: erano figli nostri, li abbiamo tolti di mezzo noi, abbiamo fatto noi pulizia, capito, in casa nostra. Se io posso fare un piccolo passo indietro, come no, dopo questa conclusione già forte che avete fatto, che ovviamente riprenderemo, vorrei togliere attraverso alcune, sì, domande rapide alcune leggende metropolitane, sì.
Di solito una banda di rapinatori, ammettiamo che fosse una banda di semplici per quanto crudeli di rapinatori, tende a camuffare. Qui invece si usa apposta la stessa macchina a ribadire. Una stranezza questa, no? Beh, decisamente. Cioè, loro hanno sempre detto che usavamo la Uno bianca perché era una macchina facile da aprire, facile da mettere in moto. È un marchio. E dice poi era un modello comune. Ma nel momento in cui individuano la Uno bianca, la chiamano addirittura la banda della Uno bianca, io se sono un rapinatore che vuole continuare a fare rapine, cambio macchina. La prendo magari blu. E questa è la prima stranezza motivata logicamente. Secondo, i soldi. La motivazione dei soldi, il moente dei soldi per essere più precisi. In 102 colpi, o 103 non mi ricordo, fatta la media del denaro, risultano 23 milioni e mezzo per colpo. A testa. Cioè, a testa, scusa. Cioè, vivere con 23 milioni... Allora, non è il denaro il movente di questi colpi, no? Perché è troppo poco. Sono stati fatti esempi che bande molto più piccole e anche meno spietate hanno ricavato di più con molti meno colpi, no? Poi non si ammazza un benzinaio per rubare 300.000 lire, no? Certo è che, e veniamo all'assassinio, all'omicidio, del triplice omicidio del pilastro, qui in questo caso per esempio non si è parlato nemmeno di rapine. No, non solo al pilastro, ma anche per esempio quando assaltano i campi nomadi, quando uccidono i senegalesi, quando sparano i lavavetri, per dire. È un miscuglio di che cosa? Di odio verso i carabinieri, di odio verso gli extracomunitari? Qual è il movente? La dinamica del pilastro è allucinante. Questa macchina dei carabinieri si muoveva molto lentamente perché era abituata a fare il pattugliamento in un quartiere un po' a rischio. Perché sì, il pilastro, c'era un centro di accoglienza di extracomunitari. Esatto, periferico, eccetera. C'erano già stati degli episodi brutti. E improvvisamente questa Uno bianca a fari spenti si mette dietro. No. Aprono. No, c'è la signora, vuole intervenire? Loro l'hanno fermati. I carabinieri hanno fermato la Uno bianca. No, sì, c'è la testimonianza. No. Guarda, io mi sono fatto tutti i processi. Sì, sì, sì. C'è la testimonianza di questo signore che vede fermare i carabinieri, la Uno bianca, anche il sorridere mio figlio, che è uscito fuori, e gli fanno vedere un tesserino. Al di là della dinamica, è un'aggressione a sangue freddo e assolutamente immotivata, perché non è che i carabinieri potessero certo, fare qualche cosa. Fermato e si chiede un riconoscimento, già almeno un po' più plausibile. Sì. Però ci fermiamo un attimo, un secondo, perché siamo in piena fase di analisi del giallo e ci separiamo per la pubblicità e torniamo subito dopo. Restate con noi. La signora Stefanini prima, mentre guardavamo insieme il servizio di ricostruzione di Sandra Magliani, mi faceva notare che era presente nei processi, questo per dire che ha seguito in prima persona, al di là del dolore della parte umana che abbiamo già in parte descritto, in prima persona tutta l'istruttoria, tutta la parte dell'accertamento della verità. E sulla tragedia del pilastro, lei ha da dire delle cose anche proprio sulla dinamica, perché noi abbiamo detto la gratuità con cui agiva la banda da Uno bianca. Per lì non c'era il movente della rapina, non c'era il movente del sadismo. Che cosa è successo per quello che risulta a lei? Quello che risulta a me è un signore ha testimoniato, sta negli atti del processo, che lui ha visto, non so se da una finestra, perché era una notte molto fredda, che loro hanno fermato la Uno bianca e si è visto che loro gli hanno fatto vedere un tesserino, logicamente era un tesserino della polizia, e gli avranno detto, non so, stiamo facendo una verifica, un qualcosa, oppure ci hanno chiamato, e loro sono ripartiti. Però lì non possiamo sapere se loro si siano messi, non lo so, avranno pensato, hanno visto la Uno bianca. Queste sono cose che sanno soltanto loro che sono in cielo e loro, che non diranno mai. Che effetto le ha fatto rivedere nelle immagini della realtà, non solo della fiction, i fratelli Savi? Ho visto che li guardava attentamente durante il servizio. Ogni volta che li vede, che cosa pensa? Per loro posso provare, prego il buon Dio di fargli capire quello che hanno fatto, perché al momento che loro capiranno questo, penso che sia la loro fine. Che cos'è che le dà la forza di andare avanti? La fede in Dio. Però vorrei che fosse... che uscisse fuori la verità, il vero, perché io non riesco a capire come tutti quegli anni nessuno si è potuto accorgere di tutte queste tragedie che succedevano. Senta,
Lo dico anche a te, Sandro, proviamo a dare un altro piccolo contributo. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato a colui che negli anni della vicenda era il capo dei due poliziotti, anche se voi non siete convinti, che hanno sgominato la banda della Uno Bianca. Sentiamo. Il 1994 è l'anno decisivo per le indagini sulla Uno Bianca. Un giovane magistrato di Rimini, Daniele Paci, ha deciso di costituire un pool di investigatori, poliziotti e carabinieri, che studino sistematicamente i colpi messi a segno dalla banda. Un lavoro meticoloso, mesi e mesi di paziente catalogazione, interrogatori, confronti tra alti e bassi, senza colpi di scena. La svolta arriva quando ormai il pool è disciolto e l'indagine pare avviata su un binario morto. Già nel 94 alcuni episodi avevano già connotato diversamente questa banda rispetto agli altri fatti che non sapevamo appartenessero a loro, perché dopo la rapina con l'omicidio che avevano commesso a Bologna la Maria Volturno, le armi da quel momento lì incominciarono a essere sempre le stesse. Quindi avevamo un riferimento balistico. Poi avevamo un altro riferimento che era una lamella di plastica ritagliata da una scheda SIP con la quale aprivano tutte quante le macchine che usavano per commettere poi i delitti. Avemmo anche una piccola immagine ritratta da una telecamera all'interno di una banca dove uccisero un dipendente nella città di Cesena. Quindi armi, lamella della SIP, e uno era molto alto rispetto agli altri perché il sedile lo troviamo sempre tirato molto indietro. Questi elementi e due circostanze importantissime su cui operare. La prima era quella di poter individuarli sui parcheggi dove loro rubavano le auto, e la seconda circostanza che ci poteva portare a loro era quella quando facevano i sopralluoghi, perché negli istituti di credito loro conoscevano tutto. Sapevano al mattino chi è che apriva l'istituto, chi se c'era qualche ammalato, chi lo sostituiva, quindi facevano sopralluoghi. E noi decidemmo di individuare 7 istituti di credito che avessero ovviamente delle facilitazioni rispetto agli altri per poter fare la rapina, quindi che non avessero le guardie giurate, che fossero su vie di fuga di facile percorrenza e che non avessero le videotelecamere all'interno. Ci racconti la cattura? Beh, la cattura secondo me nasce dal 3 di novembre, quando i due ragazzi, i due investigatori, facendo un sopralluogo in un istituto, individuano una tipo bianca che continuava a girare di fronte intorno a questa banca di Santa Giustina nei pressi di Rimini, e si accorgono che il soggetto che guidava era molto alto, quindi con la testa arrivava al coso, insomma ha destato sospetti, è stato seguito e da lì hanno visto dove abitava, e abbiamo tirato fuori alcuni elementi che riguardavano la sua identità, quindi la carta d'identità e quindi altre fotografie, e da lì insomma è iniziata la prima. Vi è stato subito chiaro che eravate sulla strada giusta? Sì, subito. Non avete dubitato? Subito. No, perché la fotografia di Fabio Savi, che è stato il primo ad essere identificato, che era a bordo di questa tipo bianca, e rispondeva perfettamente a questo ritaglio che avevamo di questa foto estrapolata dalla ripresa interna della banca dove era stato ucciso quel dipendente di cui le ho detto prima. Avevate il sospetto che potessero essere dei poliziotti? Il sospetto no, però c'era qualche cosa che ci faceva pensare che erano troppo preparati per come si comportavano, era un sistema quasi, quasi militare. Quindi c'è stato un duello tra voi e loro? Certo, certo. E infatti Fabio Savi, il primo giorno dell'interrogatorio nel carcere di Tolmezzo, si chiedeva come mai eravamo riusciti ad arrivare a lui. E non riusciva ancora a convincersene. Credevano di essere arrivati proprio alla impunità più totale. Credevano di essere imprendibili. Imprendibili.